È uno degli attori che fanno famiglia. Ha interpretato decine di ruoli di padre, di marito, ma ha un'anima bellissima, l'ospite che ha deciso di stare con noi una mezz'oretta. Sapete chi è? Scopritelo assieme a noi. Signore e signori, Enzo De Caro è qui. Grazie Enzo. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Enzo, devo dire una cosa. Studiare di te è stato estremamente emozionante e sorprendente, perché si scopre che non sei solo, tra virgolette, un attore, sei uno scrittore, sei un musicista. Sei un poeta e sei anche uno che ha capito che il proprio talento va messo a disposizione degli altri, perché insegni anche ai giovani a venire fuori e a utilizzare la parola nel migliore dei modi. Noi per questo ti diciamo grazie, grazie dal profondo del cuore. Grazie. Enzo, a piccoli passi arriviamo a quello che stai facendo oggi, che porti in giro nei teatri, che è un'altra avventura meravigliosa. Però ti porto all'inizio in uno scantinato, un mezzo garage, dove tu, Lello Arena e il grande Massimo Troisi vi divertite a raccontare la vita e il mondo alla vostra maniera. Che ragazzi eravate, poco più che ventenni? Ma, dei ragazzi inseriti in un contesto molto particolare, che era la Napoli degli anni 70. Che è un'età, un momento abbastanza speciale, perché era una specie di imprevisto rinascimento, perché nel degrado circostante, pratico, fisico, morale, istituzionale, c'era diffusa una grande voglia di riscatto, di discontinuità col passato, di smetterla di fare i napoletani e di cominciare a esserlo. E questo si respirava nelle aree della città, nelle periferie. Non è un caso che in quegli anni, a parte la Smorfia e tanti altri gruppi, ci fossero Pino Daniele, Enzo Bragnaniello, Il Bennato, Roberto De Simone, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, cioè andare a cercare, più che nell'arte, nell'artigianato della comunicazione, una nuova possibilità di affermazione, visto che la politica e le altre istituzioni avevano in qualche modo deluso o disilluso i giovani. Ecco che una nuova generazione va a cercare da un'altra parte dei passi che non erano stati compiuti. Che differenza c'è tra il fare i napoletani ed esserlo? Beh, fare i napoletani ancora oggi, insomma, no? Basta muovere un po' i gesti, fare essere simpatici a tutti i costi, poi saper cantare, tutte quelle cose che fanno i napoletani. Esserlo vuol dire entrare in contatto con una dimensione più complicata, più complessa, dove in una città, in un universo come quello di Napoli, vivono a contatto delle realtà veramente di grande degrado e di grande bellezza, una accanto all'altra. La storia di Napoli è mischiata di questi due ingredienti, i più alti e i più bassi. Quando c'erano i presidenti della Repubblica napoletani, sì, c'erano anche, certo, i capimafia napoletani, cioè bellissimo. Era tutto all'eccesso, tutto portato all'estremo. Allora in questi estremi cercare di non perdere il filo, che è anche una continuità. Io credo che ci sia un filo, quella che si suol dire la filosofia napoletana, che insomma noi come giovani di quel tempo ci aveva anche un po' seccato, no? Essere un po' etichettati, beh, in un certo modo.
andava a riscoprire forse un modo diverso, più vero di essere. E immaginate in questo panorama, fine anni 70, tre giovani napoletani non sguaiati, attenzione, ma anche fieri ed onorati di rappresentare questo modo di essere napoletani, irrompono sulla scena artistica, esplode la smorfia. E questo che è soltanto un assaggio di un tempo irripetibile di gloria, di fama, ma di assolutamente di satira estremamente intelligente. Guardate qua. Ragazzo umile ma onesto. Che senza atmosfera celestiale stasera? Gabriele non ci sta. No, no, non ci sta. Ma è venuto? Ma perché mi avrà dell'appuntamento proprio? Ha lasciato detto qualche cosa? Non ha lasciato tu, sai come fa bene? Qua sbatti i piedi per te. Cioè, sono le trombette e se ne vanno. Allora ci sta. Madonna! Non ha lasciato detto niente. Annunciazione, annunciazione! Aspetta, aspetta! Mari! Annunciazione, annunciazione! Avimmi sbagliato casa! Come avete sbagliato casa? Io vi sto dicendo altre cose. Cioè, scusate un momento, telefono. Pronto? Sì, signore, sono venuti tutti quanti, signore. Sì, no, non mancava nessuno, signore. Sì, tutti, troppo un fastidio, signore. Enzo, devo dire che vi si rivede sempre con una nostalgia incredibile. Ma devo dire che fa anche un effetto strano, a parte le situazioni di vita. E i tempi son cambiati, perché mi fa un effetto curioso Ti ho di visto. trovarmi anche qui in una situazione. Proprio queste settimane, in queste settimane scorse sono stati i 40 anni della smorfia. E vedere proiettato in questo contesto questo sketch mi fa Pensavi anche. che fossimo bacchettoni? No, mi fa anche un po' sorridere perché noi 40 anni fa per questo stress abbiamo avuto due processi penali per vilipendio alla religione di Stato. Quindi, insomma, è anche incoraggiante che certe prospettive si possano aprire Devo e che si dire che possa. non che ci sia stato chissà quale ammorbidimento, ma c'è una relativizzazione dei fatti. Che gli anni che il tempo, grazie a Dio, riesce a concedere a questo mondo. E quindi tutto questo, come vedi, riporta anche forse alla genuinità delle intenzioni, della libertà che voi vi eravate concessi, ma perché credevate oggettivamente nel potere della parola. Questa è una cosa che poi ha accomunato tutte le tue esperienze, Enzo. Voi dosavate comunque le parole, sapevate che le parole avevano un potere, tutti e tre, nel mettervi insieme con la smorfia. Beh, certo, poi insomma avere il fuoriclasse in squadra fa sempre la differenza, no? Quindi Lui era davvero il fuoriclasse tra tutti e tre. certamente, certamente, il dono naturale, l'istinto enorme, grande, la genialità di Massimo ci ha accompagnato, protetto e forse reciprocamente ci siamo protetti, però questa anche se voi solo tre ragazzi ventenni possono avere anche l'incoscienza Sì, la e la spavalderia, sì. presunzione sana di affrontare dei grandi misteri con un minimo di sprovvedutezza, però anche con la possibilità di dire: ma davanti a questi grandi misteri, noi come ci poniamo? Ecco, noi quindi ci siamo posti in una maniera di mettere sempre vicini le grandi storie con le piccole storie. Quindi c'è la grande storia di una sacra famiglia e la piccola storia della famiglia del pescatore che si intrecciano tra loro. Enzo, come si fa a uscire fuori da tutta quella grandezza che voi, intendo tu, anche lei Lorena, avete vissuto? Voglio dire, la smorfia poteva essere anche la vostra prigione. Finito quel periodo, quando ognuno di voi tre ha deciso di iniziare una storia diversa,
si poteva restare nostalgici a vita. E invece ognuno di voi tre poi ha avuto una storia bellissima, anche professionale, individualmente. Beh, un po' nostalgici a vita ci si resta comunque, devo confessare, perché ogni volta che vedo queste immagini guardo con affetto questi tre. Cosa ti manca di quel periodo, al di là della presenza fisica di Massimo? Che non è poco, questa mancanza di presenza, non solo fisica, ma la presenza di pensiero, la sorprendente capacità di vedere le cose sempre in un modo che non sapevi quale poteva essere, era sempre sorprendente, quindi doversi costantemente adeguare a questa novità, che è una cosa che poi ci è rimasta. Però ecco, forse una certa leggerezza e una certa verità, era un periodo, era un mondo dove si poteva prendere la responsabilità di dire le cose senza troppi aggiustamenti, senza troppi compromessi, senza strizzare l'occhiolino troppo, senza troppe necessità di dover far qualcosa, però si faceva e basta. Eravamo più liberi allora? Eravamo forse in qualche modo più leggeri, meno, e c'era una cosa che è un ingrediente che soprattutto nelle generazioni più giovani si va perdendo, e c'era la speranza di poter fare qualcosa, c'era la speranza di poter di potersi e di poter migliorare la situazione. Oggi, oggettivamente, guardando intorno lontano, ma ahimè anche vicino, diventa quasi un'impresa eroica continuare a pensare di poter. È tremendamente vero, purtroppo, quello che stai dicendo, Enzo. In questo momento non posso non pensare a te anche come padre. Tu hai tre figli, e immaginare che sia così difficile leggere la speranza di un qualcosa di buono e di migliore, credo che sia durissima per te. Che papà sei? Beh, è una missione, credo che i genitori sanno benissimo che è un compito arduo, ma anche un privilegio eccezionale, quello di poter in qualche modo fare da ponte, poter, dover rivivere le proprie esperienze, cercare di passare un testimone, sapendo che quel testimone non è il tuo testimone, ma è il suo testimone, è il loro testimone, e in qualche momento dover fare un passo avanti e in altri momenti dover fare un passo indietro, o forse meglio di lato. Quindi fare in modo che quelli che vengono dopo di noi possono avere altre visioni, non le nostre. Noi possiamo passare la nostra esperienza. Credo che sia la sfida più grande per i genitori, soprattutto quelli che hanno avuto la fortuna di lasciare una traccia anche nel loro quotidiano. Enzo, tu sei un uomo che non ha mai nascosto anche l'affetto per dei legami, per degli amici che hanno segnato comunque la tua vita. E dopo, o con Massimo, c'è anche Pino Daniele. Ti guardiamo in un omaggio che viene fatto all'indomani. Pino Daniele muore il 4 gennaio del 2015, qui siamo invece al 19 gennaio, estemporaneo, al Teatro di Tor Bella Monaca. C'è l'esigenza di mettersi insieme tanti artisti e ricordare ciascuno quello che ha rappresentato per sé e per gli altri. Pino Daniele. Se ne scende le colore e cammina o bicchiariella sotto la luna. Quando in voto si è formata può parlare con qualcuno, ma non c'è sta mai nessuno che si ferma poi senti. E cammina, cammina, vicino porta, terreno, mezza morte. Ad alta densità emotiva, devo dire, questo ricordo intimo. Ti abbiamo, ieri quando abbiamo dovuto scegliere il frammento, avremmo voluto tenerlo tutto, perché devo dire, a parte
la bravura, la tua bravura, ma c'era, questa era un'anima che era veramente addolorata, nel raccontare una persona che ha segnato tanto anche nella tua vita. Beh, Pippino ha fatto parte della nostra vita di amici, ancora prima che di colleghi, quindi ci si comunicava le speranze, le voglie, le esigenze, e poi quando ci si scambiava ancora prima di una popolarità o di un successo e tutto il resto, le proprie sensazioni, le proprie idee, ecco, noi abbiamo sentito in musica quello che noi cercavamo di fare attraverso il teatro. Le cose che ha scritto Pino come musicista e come poeta prima non c'erano, è andato a compiere dei passi in una terra di nessuno, recuperando non tanto la vecchia ma l'antica tradizione della musica napoletana e rinnovandola di contenuti in maniera straordinaria. Questo è stato, credo, un grande dono che ci ha lasciato. Pino, che ci cosa ha lasciato. Ti ha lasciato, umanamente? Beh, Pino è stato, era un universo molto complesso, come se la persona avesse quasi difficoltà a contenere le ispirazioni e i collegamenti che riceveva. Poi è stato un soldato della musica, nel senso che è una persona che ha continuato a studiare ogni giorno, per cui da grande voleva fare il chitarrista. Quindi per lui la sua ossessione, la sua compagna era la chitarra, quindi ha cercato sempre di migliorarsi ed è stato uno dei nostri pochi musicisti ad entrare nella Wall Fame dei grandi chitarristi del mondo. E fai molto bene a ricordarlo, Enzo. La sua passione era proprio quella. E fai molto bene a ricordare, così come Enzo De Caro è qui, sono felice di poter avere il tempo necessario per poterlo raccontare, Enzo. Te mi sembra che ti piaccia misurarti con la verità di certe situazioni e di certi personaggi, forse perché tu stesso hai bisogno di verità dentro di te, perché stai portando nei teatri una avventura straordinaria, che è quella che mette a confronto due mostri sacri, che poi sono la stessa persona, Antonio De Curtis e Totò. Noi di Totò sappiamo tantissimo, perché Totò è quello che noi vediamo, è quello che si continuerà a vedere nelle generazioni future, ma tu ti sei posto il problema di chi fosse in realtà Antonio De Curtis, la grandezza culturale di quest'uomo, la complessità anche emotiva di quest'anima grande, e assieme a Liliana De Curtis stai portando in giro uno spettacolo straordinario in arte Totò. Vogliamo far vedere qualcosa e poi dopo abbiamo tutto il tempo di poterne raccontare? Andiamo a teatro con Enzo De Caro. Antonio De Curtis devo tutto a Totò. Tra me, Antonio De Curtis, come sono nella vita reale, e Totò, come appare in palcoscenico, c'è una differenza abissale. Dalla mia osservazione, specialmente dei napoletani, nascono i miei personaggi, cioè i personaggi che io, Antonio De Curtis, creo per poi darli a Totò. E su questo suo magnetofono lui passava il tempo a lasciare impresse le tracce della sua anima. Quel burattino che faceva tanto ridere il pubblico aveva bisogno di un nome e io decisi di chiamarlo Totò. Io fui il primo spettatore di me stesso. L'umanità io lo divisi in due categorie di persone, uomini e caporali. Che cosa meravigliosa, di una complessità unica, con autentici reperti, con la voce di Totò registrata sul magnetofono. Enzo, fa venire i brividi, devo dirti la verità, il tuo spettacolo. Io spero veramente che questa nuova tournée ti porti ti porti quanta più gente possibile. Chi era Antonio De Curtis? È stato abbastanza sorprendente. Io un po' lo sospettavo, ma non avevo... Non immaginavi, Non immaginavo, entrando in contatto con i suoi materiali privati, i suoi reperti personali, i suoi appunti,
le sue registrazioni, sì, sì, quasi di nascosto, di notte, sul suo magnetofono dove andava a lasciare i suoi pensieri, di trovare il grande burattinaio di Totò, che era Antonio De Curtis, qualcuno che dice appunto vado a scrivere dei pezzi che poi darò a Totò. E allora mi sono chiesto, ma se non lo so io, che pure dovrei saperla questa cosa qui, e in questo anno che è stato, che ha celebrato i 50 anni senza Totò, mi è sembrato irrinunciabile, proprio necessario, poter ricordare anche i 50 anni senza Antonio De Curtis. Tu che hai capito di lui? Beh, è che noi non abbiamo avuto accesso alla sua vera grandezza, e cioè che lo stesso Antonio De Curtis è stato come schiacciato dal funambolismo di Totò, e quindi ha fatto fatica a fare quello che veramente gli interessava, e cioè il suo percorso poetico, la sua ricerca, la sua forte e profonda aspirazione spirituale, la sua ricerca di verità, che non è solo a livella o malafemmina, c'è tutto un percorso che lo porta, ma è un percorso rimasto dietro le quinte, rimasto quasi nascosto, ma era la cosa a cui lui teneva di più, e con l'aiuto di Liliana, sua figlia, e di Elena, sua nipote, abbiamo proprio cercato di far conoscere anche la non facile vita, il percorso dell'uomo Antonio De Curtis, che poi in qualche modo viene indennizzato dal suo alter ego, ma è difficile separarli. Come, che cosa unisce Antonio De Curtis a Totò? Un filo molto sottile, un filo d'argento, e lui dice molto bene a un certo punto: non so cosa avrei fatto se non avessi incontrato Totò, ma non so neanche lui che cosa avrebbe fatto se non c'ero io dietro di lui. Quindi è proprio un... Enzo, per un attore in più napoletano, confrontarsi, devo dire, con questo universo, perché Totò e Antonio De Curtis non sono una persona, sono un mondo da scoprire, e devo dire che a teatro questa ricerca è portata avanti in una maniera quasi scientifica. Sono una prova importante. Che cosa può insegnare ancora oggi ai giovani, ai tuoi studenti all'Università di Salerno, a cui insegni scrittura creativa, ai laboratori che hai messo in piedi in Italia? Che cosa, secondo te, quell'uomo può portare ai giovani di oggi che aspirano anche ad avere un ruolo in questo mondo? Beh, il mondo di Antonio De Curtis attraverso l'universo di Totò, perché poi Antonio De Curtis si serve di Totò, anche questa breve clip che avete mandato, questa sua invenzione, sì, di dividere l'umanità non in, sì, belli e brutti, ricchi e poveri, ma in uomini e caporali, cioè gli uomini che danno in qualche modo, fanno onore all'umanità, e i caporali che sono quelli che vessano, quelli che cercano, dice, ognuno ha il suo caporale. E questo filo sottile tra De Curtis e Totò ha comunque sempre una chiave, la profonda aspirazione a essere se stessi, ad ogni costo poter mantenere questo filo sottile, anche nascosto, anche dentro quello che lui chiamava il pensatoio, questo luogo segreto dove nessuno poteva avere accesso, ma che ci sia un luogo della vita reale o personale dove venga mantenuto, al di là delle sane o meno distrazioni della vita, venga mantenuto il filo sottile con la propria verità, mantenere in qualche modo accesa quella fiammella della propria fedeltà a se stessi. È stato questo sempre così per te? È un'aspirazione, uno se lo scrive, dice, allora adesso mi ricordo che comunque tenerlo sempre presente, qualche volta ci si riesce pienamente, qualche volta meno, ma proprio il lascito, il grande lascito artistico, musicale, di pensiero di Antonio De Curtis dopo 50 anni è ancora un nostro contemporaneo. Forse per questo ti amiamo tanto, perché comunque sei un cercatore della verità anche dentro di te, e questo si vede nei ruoli che tu hai interpretato. Beh, non resta molto altro di interessante. Beh, ma questo è importante ammetterlo e riconoscerlo. Vi do solo delle date: dal 7 al 10 al Teatro degli Audaci a Roma, il 13 a Paestum, e poi a Napoli, tappezzata, tra l'altro ti dico,
perché io ci abito, dei cartelloni al Teatro Bracco dal 15 al 17 solo per gradire. Enzo, è stato bellissimo conoscerti. Grazie da vicino. A voi. Ci possiamo alzare, salutiamo il nostro pubblico. C'è una sfera spirituale interessantissima che ti riguarda, ma spero che tu voglia ritornare. Con piacere. Quanto prima. Auguri. E allora, Enzo De Caro, qui a Bel Tempo si spera, è il momento del mio medico dall'altra parte dello studio. Monica Di Loreto, a te. Grazie di essere stati con noi. E grazie Enzo De Caro. Grazie a voi.